Salve a tutti ragazzi e buona serata. Allora, faccio questo aggiornamento, questo piccolo aggiornamento, diciamo, sul programma SCP Toolkit, perché ho visto, mi avete fatto parecchie domande a riguardo su questo programma, anche sulla installazione, vedete, del controller 360 che non si evidenzia la spunta, e anche sul fatto che alcuni di voi purtroppo capita che sbagliano magari o anche involontariamente o volontariamente che uno non lo sa, che accedendo, come vedete, io disattivo se ho il controller. Allora, adesso vi spiego tutto, eh. Allora, se io ho il controller compatibile come il mio che adesso ho inserito, qui dovrei, che è il controller PS4, il compatibile, il mio della Linku, ma vanno bene anche Nacon e Trust, sono stati testati da me e funzionano benissimo. Voi cosa fate? Allora, di default è impostato in questo modo, quindi le flaggature sono impostate così. Voi cosa togliete? Togliete Bluetooth, togliete DualShock 3, tanto il 3 non ci va più. Ragazzi, è inutile che lo attaccate perché vi faccio appunto questo aggiornamento, perché il controller 3 della PS3 non va più, cioè non gira più neanche su Fortnite. Perché cosa vi fa? Vi fa che rimane o a vibrare, oppure che rimane in vibrazione continua, il controller quindi impazzisce, oppure la visuale impazzisce, e se riuscite in qualche modo, ma raramente, ad installarlo, succede che ogni tanto la visuale va per affari suoi e quindi in questo modo non potete giocare, ma molto raramente succede, eh? Il 99% non funziona. Quindi il controller DualShock 3 lasciamolo da parte perché non va. Questo è soltanto per il DualShock, quindi il controller, il joystick della compatibile PS4. Quindi altre marche vanno bene, mi raccomando. L'importante è che siano, voi quando prendete altre marche, cioè, mai non voglio prenderlo né della Linku né della, ho visto su eBay o su Amazon, faccio un esempio, a 7 euro, 9 euro questo modello, benissimo. Prendetelo, ma l'importante è che vediate bene le recensioni cosa dicono. Se dovete giocare a Fortnite, che ci sia scritto sotto più di qualche utente che ha scritto sì, va bene, gioca anche su Fortnite. Se voi invece, ragazzi, magari vedete va bene su tutti i tipi di giochi, no, deve esserci scritto specifico di qualche utente, io dico altri controller, non quelli testati da me, eh. Queste tre marche, che ci sia scritto bene sotto nei commenti, o diciamo sotto, dove lasciano i commenti, anche che gioca con Fortnite. Se vedete più di qualche utente che lo scrive, allora lo acquistate, altrimenti non acquistatelo, perché poi andate a pesca, ragazzi, quindi non si sa bene se poi ci va, non ci va, potete prendere una fregatura, non ci va, quindi mi raccomando. E soprattutto mi raccomando, cablato con il filo USB, che poi finisce attacco Samsung. Allora, dico anche quest'altra cosa, il controller della 360 non ci va qui, anche se c'è la spunta, vedete, questo ha bisogno comunque sia di un altro tipo non ci va, ecco, non ce lo mettete perché è diciamo, è da spiegare un po'. Il controller della 360, ho fatto il video, è molto semplice, il compatibile, come lo attaccate, mi raccomando, solo compatibile, perché quello della 360 originale non va proprio, neanche se lo attaccate USB. Perché? Perché l'originale vuole per forza il suo Bluetooth, quello della Microsoft, marchiato Microsoft, quindi marchiato Xbox della Microsoft. Quindi vuole proprio il Bluetooth suo e costa, se non sbaglio, una trentina d'euro, una cosa simile. Comunque non evitate questi soldi e prendete il mio, ad esempio è della Linku, l'ho preso sempre, l'ho preso, diciamo uno dei meno cari, l'ho acquistato su eBay, scusate, dal cinese. Ma lo potete anche acquistare su eBay o su Amazon e l'ho pagato 22 euro. Ma se io, perché mi serviva urgente, ma se lo acquistavo su Amazon e eBay l'ho trovato anche a 15, 12, spedizione gratuita, cioè anche a molto di meno. Quindi evitate di prendere il Bluetooth. Quindi prendete il compatibile che funziona benissimo e non ha bisogno di questo programma. Quindi il controller della Xbox 360 non ha bisogno il compatibile di questo programma, cioè. Come lo attaccate, lo riconosce come una pennetta USB da 16, 8 giga, secondo in base a quella che avete, 32, 64. Quindi lo attaccate, lo riconosce, date tempo qui in basso, diciamo a destra, che lo riconosce il computer. Una volta che il PC lo ha riconosciuto, vi dovrà scrivere a gestione periferiche la stessa cosa che mette questo. Ad esempio, se andiamo a gestioni periferiche. Allora, scusate, ho sbagliato io. Allora, eccolo qua, scusate, gestione dispositivi, scusate, a una certa ora, ragazzi, ok, quindi appena lavorato stai un po', ok, quindi a voi, a gestione dispositivi, quindi io l'ho messo qui, come vedete, sull'icona qua, ma potete anche andare qui, scrivete a cerca,
aprite qui, scrivete a cerca qui sotto e ve lo trova, scrivete gestione dispositivi e ve lo trova. Andando qui a periferiche deve scrivere questo, vedete, a me lo inganna il computer, il controller è della PS4, ma il computer lo riconosce come controller Xbox 360 per Windows. Mi raccomando, se vi scrive a consumo vicino non va, perché a consumo significa che è originale, quindi lo riconosce bene ma non funziona. Quindi aprite Fortnite e LED rimarrà sempre a lampeggiare, ok? Io intendo quello della 360, è compatibile. Quindi mi raccomando ragazzi, anche il mio, come vedete, adesso ho attaccato il controller della PS4 compatibile della Linku, mi scrive questo, quindi quando ha gestione dispositivi, se scrive gamepad o cose del genere, no, non va bene, deve scrivere per forza controller Xbox 360 per Windows. Stessa cosa, quello della 360 mi scrive la stessa cosa, me ne scrive due, lo mette sotto. Quindi lo troverete tra mouse e porta com, come vedete. Qui deve mettere il simbolo, vedete, del controller. In questo modo significa che i drive sono installati perfettamente. Faccio questo tutorial, ragazzi, perché in tanti mi avete richiesto e molti non hanno bene capito, ma comunque cercherò anche io di spiegare, scusate ragazzi che parlo un po' veloce, un po' così, ma cerco di, vorrei dirvi tante cose insieme e tutte insieme, devo andare con calma, altrimenti no, faccio un minestrone. Allora, quindi ragazzi, amici, quindi io cosa ho fatto? Questo è il come deve scrivere quando è attaccato e funziona bene. Una volta che ha scritto questa cosa qui, quindi controller Xbox 360 per Windows, sia nel controller PS4, sia nel controller compatibile, intendo, sia nel controller compatibile Xbox, cioè della 360, perché della One è lo stesso ma sempre compatibile, quello è un altro discorso, perché comunque sia costa un pochino di più, quindi vi consiglio sempre questo, perché comunque sia costa un pochino di più, perché se l'originale vi fa la stessa cosa, ci vuole sempre questo Bluetooth particolare e poi installarlo, siccome non l'ho testato, quindi non ve lo saprei dire, perché non l'ho testato, quindi non vorrei che poi trova qualche intoppo su Fortnite, ecco perché molti mi chiedete di giocare su Fortnite. Su altri giochi magari gioca, però poi su Fortnite è un po' rompiscatole, ecco, dalla patch 4 ad esempio io ho dovuto cambiare la scheda video perché la mia non andava bene quella vecchia, cioè aggiornano le patch e aggiornano anche schede video, bisogna aggiornare e stare al passo con i tempi sul gioco o sui giochi. Quindi una volta che vi ha scritto questo, voi chiudete gestione dispositivi a periferiche, andate qui, disattivate, mi raccomando, collegate sempre prima al controller e poi aprite il programma, non viceversa, altrimenti qui nella seconda tendina non vi apparirà questo deve apparire DualShock 4 controller, come vedete, controller, e una serie di numeri, diciamo questi che sono i numeri poi del per riconoscere il controller. Questo DualShock 4 deve apparire, non queste altre cose. Se non vi appare questo, non è questo, ad esempio controller 360, no, non è questo ragazzi, non vi confondete, perché qui li mette tutti, vedete? Perché io precedentemente ho installato anche quella della 360, però scusate, ve li mette tutti, quindi non cliccate su cose strane, mouse, ecco, in molti mi chiedete anche, adesso il mouse e la tastiera non funziona, mi raccomando, non cliccate anche su questi, perché sì, questi vi riconosce mouse e tastiera, ma poi ve lo blocca, perché il programma va in conflitto con la tastiera vostra e con il vostro mouse. Questo programma è per tastiere e mouse particolari da gaming, ecco, su altre cose, ma il vostro ve lo blocca. Addirittura il mio della Trust, che è da gaming, mouse e tastiera, me lo blocca, perché non è per il mio. Ecco perché vi mette drive suoi, quindi vi blocca tutto, e poi per sbloccarlo dovete prendere un altro mouse, anche wireless, diciamo, o con il filo USB, ma un altro mouse, e fare la procedura all'inverso per sbloccarlo. Quindi riaprite il programma, riclicclate tutte e due, o quello che vi ha bloccato, mouse e tastiera, e fare, invece che installa, un install, quindi disinstallazione. Questa è la cosa da fare per, se vi si bloccano il mouse e la tastiera, perché in molti me l'avete chiesto che vi confondete o per sbaglio cliccate sul mouse, installate tutto, perché anche io all'inizio ho fatto delle prove, io ragazzi non compro, come si dice, mai niente a scatola chiusa, quindi voglio fare delle prove, ho detto fammi installare mouse, ma voglio vedere che succede, o la tastiera, me l'ha bloccata. Per fortuna qui ne ho tantissimi, io con un secondo mouse ho potuto sbloccarla facendo la procedura all'inverso. O male che vada, disinstallando SCP Toolkit, poi lo ristallerete, andando qui a gestione dispositivi, andando sulla voce mouse, quindi ad esempio
sulla voce, eccolo qui, mouse, e disinstallare, questo è il mio, questo che sto usando, se ce n'è un altro sotto, disinstallate proprio, cliccate con tasto del, disinstalla dispositivo e dovete installare e riavviare il PC, insomma è una menata, ragazzi. Quindi, ecco, io ve lo dico perché capita spesso che qualcosa si blocca, qualcuno pigia su, ad esempio, oltre a Show 4, magari pigia anche Keyboard, ok, mi blocca la tastiera, vedete, ve ne dà altre qui, 0, 1, vi dà altre cose se andate sotto, non toccate assolutamente le altre cose, voi dovete cliccare e flaggare soltanto DualShock 4. Se non vi appare così sul link, questo è il link di marca, che poi comunque sia mi contattate, sotto il video metto sempre il telefono se non capite bene, comunque ragazzi ho sempre per le spiegazioni e sono gratuite, non mi faccio pagare, non vengo pagato da nessuno, ragazzi, perché alcuni magari pensano, dice, ma ti devo pagare, non dovete assolutamente dare niente, io nei video faccio tutto gratis per voi, ragazzi, quindi carico i video, perché se vi dico quanto prendo su YouTube, cioè vi viene da ridere, cioè vi dico che poco più di 100 euro, ecco, solo questo. Quindi ragazzi, non è che prendo 8.000 euro al mese come i grandi big magari, che potrei aiutarvi su altre cose sempre gratuitamente. Quindi non è che vengo pagato, io ho un lavoro, quindi lavoro, il mio lavoro è questo, elettricista, antennista, e poi quello che faccio in laboratorio. Quindi questo è il mio lavoro, non è che YouTube a me paga magari per fare questo, vengo sponsorizzato, assolutamente no. Ecco, questo ve lo dico per certo. Quindi ragazzi, fate in questo modo, dovete cliccare soltanto su qui su DualShock 4. Quando cliccate, adesso io ho cliccato qui controllando bene sopra e sotto che non ci siano altre spunte, cliccate in questo modo, appariranno una serie di tendine, ecco, in questo caso io già l'ho installato, allora vi apparirà queste cose qui, ok, farà questo suono che avete sentito, il suono finale, anche se qui sono rosse, ok, le chiudete, non vi preoccupate, questa è la X per chiuderli. Anche se qualcuna comparirà rossa, non vi preoccupate, e il LED, vi assicuro, adesso non posso farvelo vedere, ma la luce blu nel controller da verde o bianca o arancione è diventata blu, e quindi giocate. Se invece avete il controller originale non serve niente, perché vi spiego, voi lo collegate, sembra in apparenza che non sia apparso niente, nessuna luce, voi direte ma soltanto il PC lo riconosce, quindi la periferica, ma voi direte ma le luci non si accendono, non vi preoccupate, come aprite il gioco Fortnite in automatico diventa blu, in automatico. Non dovete installare niente, cioè fare niente, fa tutto il se è originale della Sony. Come lo attaccate? USB sempre intendo, voi lo attaccate USB, sembra che nessuna luce, al contrario del compatibile che rimane bianca o arancione o verde secondo come li gira, okay, al controller, e non si accenderà nessuna luce, ma come aprite il gioco diventerà subito blu e quindi voi potrete giocare. Questo ve l'assicuro perché ce l'ho io qui e lo uso, sia quello che ho fatto vedere anche nell'ultimo video che ho caricato, i miei controller, quindi sia quello della Xbox, sia quello della PS4 compatibili e sia l'originale della PS4. Quindi mi raccomando ragazzi, fate questa procedura e non cliccate su altre cose, su mouse o tastiera, altrimenti ve le blocca, ve lo dico. E in molti me l'hanno chiesto, il DualShock 3 non va più, quindi è inutile, non ce lo installate, neanche il 2 figurati, quindi non ci funziona, e quello della 360 non potete mettere la spunta, vedete, perché non serve con questo programma. Quello della 360 è il compatibile, i drive ve li dà in automatico, cioè lo fa da solo il computer, specialmente da Windows 7 in poi, comunque ve lo fa il computer, comunque se non capite poi mi mandate un messaggio su WhatsApp e sotto c'è il numero. L'originale invece, vi ripeto, Xbox 360 o One invece ha bisogno del Bluetooth suo, che costa una trentina d'euro mi sembra, qualcosa in più, ma non l'ho acquistato ragazzi, perché poi vi ripeto, io non l'ho provato, io se lo provo ve lo dico, se no o se ho sentito qualcuno che me l'ha detto, che ho visto anche, allora ve lo dico, altrimenti non lo fate, perché se poi lo acquistate e poi non sia mai che un giorno qualcuno viene e mi dice ma io l'ho acquistato, però poi su Fortnite non funziona, perché tra virgolette il gioco è bellissimo, ci gioco tutte le sere anch'io, è bellissimo, è straordinario ragazzi, ma è un po' rompiballe sulle patch. Le patch, ogni volta che aggiornano patch c'è qualcosa che non va. Ad esempio prima potevo usare mouse e controller contemporaneamente ragazzi, adesso posso farlo ma mi va a scatti. Questo a secondo di come queste patch si aggiornano, quindi ve lo dico per esperienza. Quindi questo è un video che ho fatto aggiornamento, mi raccomando, su questo programma qui, su SCP Toolkit. Questa spunta non la potete togliere, ma è il Windows Service, quella
quindi questa è obbligatoria, quindi non la togliete, mi raccomando, sono ripeto, tutte le spunte sono attive, voi avrete quello della PS4 compatibile, quindi di qualsiasi marca, mi raccomando, basta che ci gira, togliete la spunta, solo le altre due, lasciate DualShock 4, cliccate su questa tendina, scorrete giù con il mouse, come vedete io sto andando giù, questa si muove, vedete? Quindi andando, non cliccate, mi raccomando, su mouse e tastiera, assolutamente, soltanto sulla voce DS4, DualShock 4, eccola qui, vedete? Se vi scrive per sbaglio PS4, no, significa che non è andato bene qualcosa a buon fine, poi ve ne accorgerete perché il programma può capitare questa cosa, perché vi ripeto ragazzi, la Sony, cioè su questi controller compatibili, il programma ve lo un po' inganna il computer, ve lo fa riconoscere come un 360, quindi è un programma molto buono, uno dei più buoni anzi che ho trovato, perché gli altri devi avere aperti i server, aperti no, non serve niente qui. Qui voi installate il programma, una volta installato il programmino, voi, faccio un esempio, ho installato il programma, ok, perfetto, faccio installa, chiudo, compaiono tutte i vari banner qui, no? Emetterà un suono di conferma, la luce diventa blu, basta, io posso chiudere il programma e già gioco, apro il gioco Fortnite subito e già gioco, quindi non serve installare, fare altre cose. Questo è uno dei buoni programmi, molto buoni questi programmi, molto molto, cioè un programma molto buono che girando nei vari l'ho trovato, quindi molto molto buono. E poi vabbè, cliccate su ecco, adesso mi sta installando qualcosa, come vedete le patch sono in continuo aggiornamento, poi farò avvio e giocherò al gioco, e vi assicuro la luce adesso io non la potete vedere perché sennò dovrei fare editare insomma con un altro, con il telefonino, insomma comunque l'ho fatto direttamente dal PC con il programma, questo eccolo qui, questo qui, ok, classic, questo qui come vedete a tube, e comunque la luce è blu, quindi mi raccomando ragazzi, questo è un piccolo aggiornamento che vi ho dato, perché in molti ho fatto caso che purtroppo si sono sbagliati, hanno installato per sbaglio, magari vi cliccate per sbaglio con il dito, poi andate giù o su, non lo vedete, magari cliccate ecco sotto qui, poi va su, non lo vedete, voi convinti di installare quello, vi installa anche questo, vi blocca il mouse. Questo è è proprio un video fatto per delle persone che magari è capitato anche a me, ma io l'ho fatto volontariamente per vedere cosa succedeva, mi ha bloccato mouse e tastiera. Ok ragazzi, se poi non capite mi messaggiate tramite WhatsApp, io come posso rispondo a tutti, non vi preoccupate, se sto lavorando vi rispondo la sera, risponde in automatico quella santa donna di mia moglie che mi dà una mano, e quindi lei risponde quando subito, e poi arrivo io, comunque se sono a fare un'uscita, come torno rispondo personalmente. Mi raccomando ragazzi, questo è un video aggiornamento su questo programma, ok? Ecco, questo Force Drive, questo praticamente installa il drive forzandolo, ma non serve cliccarci sopra, perché comunque sia ve lo installa tranquillamente da qui, non serve questo, non lo forzate, ok? Il drive ve lo fa tranquillamente questo programma qui. Vi ripeto, se vi scrive PS4 qui invece di DualShock, ad esempio mi scrive PS4, no, non va bene. Ok? Non va bene assolutamente. Vedete, io come vedete adesso non mi scrive niente. Vedete, non scrive niente perché ho staccato un attimo il mouse. Ma se io chiudo il programma, vedete, stacco. Sentite il suono? Ok? Lo riattacco. Sentite questo suono? Adesso è diventata, per dire, già blu la luce. Non serve più ristallare il programma. Ve lo fa in automatico una volta installato. Se non diventa comunque sia subito blu, ma rimane verde, faccio un esempio, voi riaprite il programmino SCP Toolkit, lo riaprite, una volta aperto il programmino, rifate, ma raramente vi fa rifare tutta l'installazione, diciamo così, raramente, andate sotto e ricomparirà DualShock 4. Solo questo dovete installare, mi raccomando ragazzi, questo è un aggiornamento, perché tantissime persone purtroppo capita che sbagliano e installano altre cose e poi si bloccano sia mouse o tastiera. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo con i prossimi video, a presto. Ciao ragazzi, siete fantastici.